Buonasera a tutti. Noi siamo Unità Cinofile dei Carabinieri in forza al Nucleo Cinofili di Bologna. Come servizio copriamo tutta l'Emilia Romagna per quanto riguarda l'arma dei Carabinieri. Oggi facciamo una breve dimostrazione di un'unità cinofila per la ricerca di sostanze stupefacenti. Benissimo, quindi i vostri cani cosa faranno adesso qua di preciso? Fanno una ricerca su questi tre ostacoli qua e sarà una ricerca breve perché è abbastanza veloce il cane nella ricerca, quindi sarà veramente breve. Niente, il cane... Quanti anni ha? Il cane è un pastore tedesco, si chiama Arco e ha 7 anni. Ed è il suo? Ed è il mio. Quindi il cane quando non lavora sta con lei o sta in caserma, diciamo? Diciamo che sta in caserma, però tutto il giorno rimane con me. Ho capito. Bene, allora vogliamo vedere Argo in azione. Arrivo. Grazie. Sai che c'è l'omonimo Argo? Mi raccomando, per cortesia, tenete tutti i vostri cani al guinzaglio. Non legati al piede, appoggiate un attimo. Teneteli per bene. Premio e lo sta. Vabbè, è stato bravissimo. Mi domandavo se per caso è mai capitato gli è rimorso del genere. Non gli si stacca più dal pantalone. Non lo molla, non lo molla proprio, manco il gioco molla. Questo è un premio che voi gli date quando gli fate gli allenamenti, giusto? Che è quello principalmente? Quindi, diciamo... Ecco, vengono addestrati mettendo gli odori su questi manicotti, quindi quando lui lavora fondamentalmente sta cercando quello. Ok, bello. Quando iniziano gli addestramenti a che età? Circa un anno, è dura circa? Sì, l'addestramento di base per insegnare i vari odori eccetera eccetera, e poi sì, tutta la vita finché non vanno in pensione. Noi ne abbiamo avuto uno qua concorrente un anno, Butch. Sì, oggi, adesso ultimamente Butch non sta tanto bene, però è stato il nostro ospite. Cosa piangi? Cioè, fa tanto il gallo, poi va... Bravissimo, grazie mille, grazie della partecipazione.